Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Nuovo appuntamento con l'informazione. Cortona in festa per Santa Margherita. Il sindaco Luciano Meoni e l'arcivescovo Riccardo Fontana hanno affidato durante la celebrazione delle 11 la città alla Santa, chiedendo la liberazione dalla pandemia. Vediamo un estratto dell'omelia di Monsignor Fontana. Margherita, giorno per giorno, fa ai frati un regalo dei più belli, diventa talmente santa da essere la terza stella dell'ordine. Un cammino che ci fa riflettere come la conversione non è un interruttore che tu vai lì a giri e dal buio viene la luce. C'è un cammino dove non basta moltiplicare preghiere. È la dottrina del quinto capitolo della lettera ai Galati di San Paolo che ci insegna che la fede cancella i peccati per opera della carità. E la via di quei santi frati porta Margherita a interessarsi. Era difficile trovare qualcuno più povero di lei. Intorno alla chiesa c'è sempre qualche pia donna, la aiutano un pochino. Ma chi è grande è lei, che cresce davanti al Signore e diventa un punto di riferimento per la ricca Cortona del tempo, che ha sì ascendenze etrusche, nobili precedenti da vantare. Ma da Margherita impara la carità. Oggi si ricorda il 16° anniversario della morte di Don Luigi Giussani, avvenuta a Milano il 22 febbraio del 2005. Don Giussani, o Don Gius, come veniva familiarmente chiamato, fu presbitero, teologo, insegnante e fondatore del movimento Comunione e Liberazione, un movimento cattolico laico fondato nel 1954 nell'ambiente studentesco milanese, inizialmente come branca dell'Azione Cattolica. Si caratterizza per porre il messaggio della fede cristiana come fondamento di ogni aspetto della vita. Si stimano oggi circa 300.000 membri presenti in una settantina di paesi in tutto il mondo. Partendo dai suoi ideali fondativi, il movimento è impegnato in cause sociali, nella creazione di scuole private e in alcuni progetti caritatevoli come il Banco Alimentare. In Italia e nel mondo oggi sono decine le messe previste, presiedute da cardinali e vescovi, compreso il vescovo Riccardo che alle 19 ha presieduto la messa in cattedrale. Dedichiamo la rubrica Storia, Magistra Vitae di oggi a Don Giussani, ascoltando il suo pensiero sull'uomo. Davanti alla mia finestra ho piante che sono ancora tutte distrutte dal gelo e dal freddo dell'inverno. Osservandole, pensavo che tutte le cose, tutte le nostre cose, andrebbero a finire così se non ci fosse quella forza, quella potenza creatrice che ridesta altre piante davanti a me con foglie verdi e nuove. Questa forza misteriosa ha voluto farsi vedere, rendendosi familiare al nostro cammino di uomini. Così, a ciascuno di noi, la potenza di Dio dice: «Io sono con te, sono diventato figlio di una donna come sei figlio tu, ho vissuto quello che hai vissuto tu, ho subito dolori, sono stato ucciso e ho accettato tutto questo perché tu capissi che io partecipo della fatica che ti ho chiamato a compiere». Il problema fondamentale dell'uomo, di qualunque uomo,
in qualunque tempo fino alla fine della storia, da quando il messaggio che Dio è diventato uomo è stato portato, è entrato nel mondo, il problema più grande della vita è questo. Non c'è un problema più grande di questo concepibile. Cioè l'uomo non può immaginare un problema più grande per la sua libertà. Cristo sì o no? Che importa se ti prendi tutto quel che vuoi e poi perdi te stesso? Che cosa darà l'uomo in cambio di sé? Così è sorto nel mondo il senso, rispetto, venerazione, attaccamento, amore, fiducia, responsabilità nella persona, la persona. Il cristianesimo non è nato per fondare una religione, è nato una passione per l'uomo, l'amore all'uomo, la venerazione per l'uomo, la tenerezza per l'uomo, la passione per l'uomo, la stima assoluta per l'uomo. Che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo? Perché te ne curi? Nessuna domanda mi aveva colpito nella vita come questa. In questo istante non esiste niente di più profondo e tremendo e nello stesso tempo di più evidente per me che non mi sto facendo io. L'essere non me lo do io. In questo istante ciò che è più mio è qualcosa che mi è dato. Se in questo determinato istante c'è una evidenza sperimentalmente più grande, più affascinante, più tremenda di questa evidenza, in questo momento dovrei dire: tu che mi fai? Comunque sono fatto, sono dato, sono un dono di altro che giustamente si nasconde dentro la parola mistero. Il mistero della misericordia sfonda ogni immagine umana di tranquillità e di disperazione. Anche il sentimento del perdono è dentro il mistero di Cristo. Il mistero come misericordia resta l'ultima parola anche in tutte le brutte possibilità della storia. Così l'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, cioè Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, e il cuore dell'uomo mendicante di Cristo. Credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. E comincia domani, martedì 23 febbraio, e si concluderà il 18 maggio il percorso di Lectio Divina organizzato dalla Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro per pregare la parola con il Vangelo secondo Marco. Gli incontri si svolgeranno alle 20:30 nella chiesa di San Michele. Per maggiori informazioni chiamare Suor Francesca al numero di cellulare 331 5389 812
o suor Anna Rita al numero 380-3988-377. I partecipanti riceveranno come strumento privilegiato per la Lectio Divina il sussidio del Vangelo secondo Marco a forma di quaderno per favorire l'esercitazione diretta sul testo. Il tutto sarà accompagnato da intensi momenti di preghiera, di silenzio, di condivisione della parola tra musica e canti biblici. Nel 1926 fu istituita da Vax il movimento che rappresenta 10 milioni di guide e scout in 152 paesi, la Giornata Mondiale del Pensiero, una giornata di amicizia internazionale per tutte le guide e gli scout. Da allora la Giornata del Pensiero si festeggia ogni 22 febbraio, giorno della ricorrenza dei compleanni di Lord Baden-Powell, fondatore del movimento scout, e di sua moglie Olaf, la capoguida mondiale. Ogni anno questa data diventa un'occasione per realizzare azioni concrete per rendere il mondo un posto migliore e si raccolgono fondi per realizzare progetti e programmi che coinvolgono 10 milioni di ragazze e giovani donne. Ogni anno Vax propone un pacchetto di attività a supporto di tutti i capi che nel mondo festeggiano la giornata del pensiero insieme ai bambini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi nelle proprie realtà locali e nazionali. Nelle due ultime edizioni, quelle del 2019 e del 2020, Vax ha proposto i temi della leadership, della diversità, dell'inclusione e dell'equità, quali elementi che arricchiscono la propria esperienza personale, la vita delle nostre comunità e del nostro pianeta, di fatto gettando le basi al tema di quest'anno, quello della pace. E non è andata con Arezzo e Volterra, la Toscana ci riprova con Viareggio, candidata a capitale italiana della cultura per il 2024. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha lanciato la candidatura per l'anno che è l'anniversario del centenario della morte di Puccini. Un progetto ambizioso che segue strettamente la creazione di Rosetta, l'istituzione della cultura cittadina, che sta per prendere il via ufficialmente. Stretta collaborazione tra le farmacie territoriali aretine e la ASL Toscana Sud-Est per rafforzare la lotta al Covid. Due in particolare gli ambiti di cui si occuperanno a partire da oggi le farmacie. Il primo è quello dell'effettuazione dei tamponi nasali rapidi e dei test sierologici pungidito. Il secondo è la distribuzione dei vaccini anti-Covid Pfizer-BioNTech che da oggi sono disponibili in farmacia per essere ritirati dai medici di medicina generale che potranno somministrarli agli ultra ottantenni. E siamo giunti al nostro focus di questa sera dove torniamo a scoprire quelli che sono i dati sull'andamento della pandemia da coronavirus e con il sindaco del comune di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Grazie per l'attenzione e buona visione.